21 agosto 1985, è nato Fabri Rock. Oggi è il 21 agosto 2022, non sono ancora le 5 e un quarto, sono le 4 e 10, io sono nato alle 5 e un quarto. Sono con Honda XADV 750, uno scooter o una moto? C'è molta confusione in questo. Beh, non vi preoccupate, lo userò solo per andare a prendere un caffè al bar. Un bar nei paesi baltici. Honda XADV 750, is this a motorcycle or a scooter? I don't care, I just go to the bar. To get a coffee. Saltiamo in sella e si va. Go! E via! Da Savona! Go! Cercherò di raggiungere Tallinn entro domani! Domani sera 22 agosto. Tallinn è la capitale dell'Estonia, sul golfo di Finlandia. Quasi 3000 km. Vediamo se ce la farò. Beh ragazzi, la posizione dello scooter, la posizione delle gambe a mo' di scooter così, dà una protezione totale dal freddo, ve lo assicuro, perché adesso l'aria è molto fresca, è bella freddina e sento che in questa posizione le gambe sono protette. This scooter position keep the rider safe against the cold. The bike is empty of gas, so I gotta stop to the next gas station, and I did so far 240 km. That's it. Devo fare il pieno, ragazzi, ho percorso 240 km, prossimo distributore a 10 km. Ogni 250 km dovrò fare benzina. Attraversiamo le montagne dirette a nord, dirette in Estonia. We are going to north through the mountains. Go! Ricordate quel punto là? Ho detto che al Brennero piove sempre. Non è vero, oggi c'è il sole. Vignette. Ok guys, this is the ticket for the toll in Austria. I'm going to cross Austria now. Go. I was here only 2 months ago on my way to Nordkap, because this year I will ride from Nordkap to Cape Town with Africa Twin. Stiamo attraversando l'Austria e posso già dirvi che l'XADV è una moto con il plus dello scooter, e lo sto capendo proprio da questi primi 600 km che ho percorso da questa mattina, sono le 11.31, perché ha la protezione aerodinamica di eccellenza. Guardate le mie gambe protette completamente dall'aria e dal freddo di questa mattina che ho preso. Al comfort, perché posso tenere i piedi in posizione avanzata, posizione centrale o sulle pedane da off-road, che posso anche usare per la guida stradale. Quindi tre posizioni che sulla moto non ho, a meno che io non installo delle pedane da riposo, e questa è tanta roba ragazzi. E in più il motore ha un tiro pazzesco, trasmette il comfort, non c'è nessuna vibrazione alle velocità autostradali. È una moto a tutti gli effetti, ma è di più, perché può essere usata in città con l'agilità di uno scooter. È di più di una moto, ragazzi. Mania. Getting in Germany. Now I have to cross all Germany up to Dresden, and then I will get in Poland. Adesso rimane da attraversare tutta la Germania, e all'altezza di Dresda andremo ad est verso la Polonia, verso Breslavia. Vedete? Da qui alimento il navigatore con questo cavo lungo, ma adesso devo ricaricare il telefono, quindi dovrò cambiare il connettore. I charge the navigation from the under seat, and now I have to switch the cable to charge the phone. Mangiamo qualcosa e poi si continua. It's time to take a little break, and then go. Go, go, go! Beh, certo che se continuo così, riuscire a raggiungere Tallinn nelle 48 ore la vedo dura. It's hard to get to Tallinn in 48 hours if the road still like this. Sosta di riassetto e si va più veloce. Capite? Non è solo questione di volontà, di preparazione e di resistenza, è anche questione di fortuna. Oggi è un continuo incontrare incolonnamenti, rallentamenti, problemi on the road. It's difficult, guys. Go! Go, Fabri, go! Non vogliamo! Andiamo avanti! Domani si arriva a Tallinn! Non vogliamo! Go! Go! XADV, go! Yeah!
sono le 19, sono fermo qui in una gas station in Germania. Prima ho pensato a mio amico Mircia, quel ragazzo della Romania che mi ha seguito nel mio viaggio attraverso la Transgarajane e la Transalpina. Mircia purtroppo 2 settimane dopo che sono ritornato è mancato per un incidente stradale. E quindi il mio pensiero va a tutte le vittime della strada. Lui ha lasciato un bambino piccolo che aveva tanto bisogno di lui. Quindi il mio pensiero va a tutti quelli che soffrono per quello che accade in strada, a tutte le vittime della strada. Ma così ragazzi, vestizione, mangio qualcosa e poi si approntano le tenebre. E come? Poland, it's 9 p.m. C'è su quello che non doveva succedere. Ho bucato. Porca puttana. Il bastardo, eccolo qui. Adesso gonfiamo, speriamo che tenga. $1,95, devo portarla a $2,90. Poi metto subito in carica il compressore, sperando che tenga. Ha raggiunto la pressione che ho impostato. Pare che tenga. Cerco di levarmi di qui e di andare al sicuro. Via! Via da questo postaccio. Sto pensando al da farsi, sicuramente questo mette in gioco il mio caffè a Tallinn in tempi record, purtroppo. Vediamo se la ruota tiene. Se la ruota tiene, se no dovrò fermarmi a Breslavia. Comunque mi avvicino il più possibile a Breslavia e controllo la gomma. I need to figure out if the fix work or not and I will get a decision. Facciamo benzina così siamo più tranquilli. Va bene ragazzi, tardissimo ma si continua. Yes sir. Yes sir. Sono le 0:11, 22 agosto. Sono verso Tallinn. Non ti molla! La mia casa! Alla strada! No! No! No, Fabi, no! Che comunque dovrò riposarmi. . 22 agosto, qui c'è un'area di servizio dove mi sono rifugiato con l'XADV. Abbiamo fatto 1500 km oggi. Mi riposo qua e tra qualche ora si riparte. Mi bagno, non importa.
L'importante è che tenga la riparazione, per ora sembra che tenga. Vedremo domani mattina. Ho messo in carica il compressore. Ora mi riposo qualche ora qua. Ecco il mio letto. Oh, ecco il mio letto. Mi sono vita on the road di Family Rock. Buonanotte. Sono le 3.07. Proviamo a ripartire da qua. Mi riposo ancora un po', ragazzi. Si è fatto tardi, ma d'altronde era stanco. E c'è la nebbia, c'è la nebbia. Dirigiamo verso il confine lituano. Questi sono boschi che mi piacciono molto. I'm going to Lithuania, Lithuanian border. This is the way to Lithuania. Mamma mia, siamo a pochi chilometri dal confine lituano. Ho dormito così, da seduto. Qui c'è un camion parcheggiato, di là c'è il confine lituano. Sono svenuto dalla stanchezza, forse sto esagerando. La pioggia e la foratura di ieri mi hanno tolto veramente tutte le forze. XADV 750, un giorno e mezzo da Savona abbiamo raggiunto la Lituania. Il mio paese amico, la mia seconda casa. Incontreremo mercoledì gli Iron Wings, motorcycle club che avete visto tante volte nelle mie avventure. L'ultima volta avete visto i due membri di Londra. Gedas a Londra. Ci siamo visti lo scorso febbraio a Londra con la Goldwing. Fabri Rock, Lituania. Lasciamo un simbolino. Go. Siamo arrivati anche qui, Lettonia, con l'XADV 750. Latvia! Beh, Tallinn 317 km, sono le 21.00. Le 21.16, sono le 21.16, quindi se volessi ce la potrei fare arrivare a Tallinn. Tutto d'un fiato, Savona Tallinn, avendo praticamente dormito su una panchina mezz'ora, un'ora, giù di lì. Eppure sono in forma, non so veramente cosa mi spinge, cosa mi permette di stare così tanto in sella, concentrato, anche perché adesso sono veramente lucido, non sento la stanchezza. Voglio però andare a dormire nel mio prato, nel mio bosco, nel bosco dove ho dormito per andare a Capo Nord. Dopo 3 mesi. Vediamo che cosa è cambiato. Me lo ricordo molto bene, incredibile essere qua. Mai più avrei pensato di tornare qui dopo soli 3 mesi. Mai più l'avrei immaginato. Eccolo qui, il giardino di Fabri Rock, vi ricordate? Grande XADV 750. Sicuramente è cresciuta l'erba.
montiamo questa nuova tenda che ho già usato una volta mentre andavo in Romania. Sono distrutto. Sono arrivato qui, fino a qui, senza riposarmi. Tutto in un fiato, fino a Tallinn, da Savona a Tallinn, con l'XRV 750, che è un vero e proprio adventure, un vero e proprio avventuriero. 23 agosto, 7.44, buongiorno. Siamo nella mia tenda, ma soprattutto siamo nel giardino di Fabri Rock, è così che l'ho chiamato. Questo splendido spot nella foresta Lettone, andiamo a vederlo. Dove ho già dormito 3 mesi fa, sulla via di Capo Nord, taran, eccolo. Ah, che giornata splendida, che odore splendido di natura, ragazzi. Il giardino di Fabri Rock. Qui c'è l'XRV 750 che mi ha condotto fino qua in modo egregio, come una vera e propria touring, agile e divertente. Questo posto sarà il giardino di Fabri Rock. Metterò le coordinate GPS e voi potrete venire a campeggiare qui, sulla via del Grande Nord, di Capo Nord o di qualsiasi posto dove voi andiate. Adesso che ha aperto la Russia può anche essere sulla via della Russia di San Pietroburgo. Qui siamo molto vicini a San Pietroburgo, ci sono solo 500 km circa. Ci prepariamo e andiamo a prendere il famoso caffè a Tallinn, il motivo per il quale siamo venuti qua, solo per un caffè a Tallinn. Sono quasi le 10, ho dormito ancora un po', adesso si è alzato un sole pazzesco e allora facciamo una dronata in questa foresta del mio giardino e poi si va a Tallinn. Assolutamente vedere lo splendore del Mar Baltico. I gotta show the beautiful Baltics, guys. Guardate il Mar Baltico. Ora parcheggiamo la moto qui, facciamo una corsa in mezzo alla sabbia e andiamo sul Mar Baltico. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. XRV 750. Uno scooter. Mi viene da ridere. Una moto da viaggio a tutti gli effetti. E adesso corsa verso il Mar Baltico. Go, 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 go. E bagniamo gli stivali nel Mar Baltico, dopo averli bagnati nel fiume Po, anche nel Mar Baltico, ragazzi. Fabri Rock, Moto Travel from Italy. Siamo arrivati anche qui, Mar Baltico. Guardate che splendore. Frontiera, border, Lettonia, Estonia. This is the border, Latvia, Estonia. Let's go to Tallinn. 23 agosto. XRV 750, siamo arrivati anche qui, in Estonia, Fabri Rock, si va verso Tallinn solo per un caffè. Vedete ragazzi, so già che molti direbbero o diranno, vabbè, ma andare a Tallinn ci vai con la bicicletta, ci vai col ciao, ci vai con la Vespa, ok, siamo d'accordo. Ma io con l'XRV ci sono arrivato in tempi di una cruiser, col comfort di una cruiser e con la sicurezza di una cruiser e anche più, perché col DCT si ha ancora più sicurezza nella guidata, perché se io, come in questo caso che ho il camion davanti, voglio rallentare e freno, lui scala in automatico, ok? Lo guido con una mano, butta sulle marce lui, pensa tutto lui. In certi casi è più comfort che non ho su una moto, perché io mi tengo in questa posizione, addirittura sto appoggiando la schiena sulle borse dietro, guardate, i piedi in posizione avanzata, posizione centrale, oppure li metto sulle pedane da fronte, quindi indietro.
ho il massimo del comfort, il massimo del comfort anche di più che una moto. XADV è più che una moto perché può fare veramente tutto. È un Transformer. Vi ricordate i Transformer? Anni 90, anni 80? Bene, l'XADV è questo concetto qui, è un concetto innovativo. E qua i biker mi salutano tutti, anche quelli con l'Harley. Quindi ragazzi, è un problema di noi, made in Italy, che ci facciamo too much problems, make it easy, take it easy. Capito ragazzi? Relax, c'è posto per tutti al mondo, c'è posto per tutti. Ci siamo arrivati anche qui con l'XADV 750. Go! E ora si può andare. Go! Go, XADV, go! Guardate, permette di andare ovunque. Questo è XADV. Marciapiede, giù dal marciapiede. Cattedrale Alexander Nevsky. Pieno stile ortodosso e pieno stile russo. Qui a Tallinn, nel cuore di Tallinn, con l'XADV 750. Che mi ha condotto fino qua da Savona in 2 giorni. Così con l'XADV per il centro di Tallinn, un po' wild, un po' outro, un po' fuori legge. Grazie al cambio di CT posso guidare con una mano. Fa tutto lui, ragazzi. Eh sì, fa proprio tutto lui, è in piena sicurezza. Tallinn, Estonia, here we are, in the center, Fabri Rock, eccoci qui. E per il mio caffè a Tallinn ho scelto questo bellissimo posto, Manna la Rosa, che vi consiglio se venite qui a Tallinn. Guardate che bello, bellissimo posto, cocktail bar, il migliore in città, ragazzi. E qui da Manna la Rosa, un caffè a Tallinn, Fabri Rock, con l'XADV, quasi 3000 km da casa in 2 giorni. Eccoci qua. Caffè con l'XADV a Tallinn, detto fatto. Anche qui siamo arrivati, Fabri Rock, Moto Traveler from Italy. Ciao Martina. Ok guys, I'm crossing again the border, Estonia to Latvia. I'm going back to the base camp as the last night. I will camp again in the same place of yesterday, in the middle of the forest. Casa di Fabri Rock in Lettonia, il giardino lettone di Fabri Rock. Ormai mi sento a casa qui. Campeggio Wild, casa di Fabri Rock in Lettonia, il giardino di Fabri Rock qua in Lettonia. Eccola qui, la tenda pronta, la mia nuova tenda che sto usando, ma dietro anche l'altra tenda e sto portando tutte e due, quindi pensate quanta capacità di carico ho avuto con questo XADV 750. Tutto legato con queste fettucce elastiche in massima sicurezza e con la massima praticità. Qui c'è il top case da 50 litri dove tengo tutto il resto delle cose, vedete ho fatto anche la spesa. Qui ho il mio Dougie, adesso vi farò vedere la visione notturna perché è veramente una bomba e lo porto sempre con me. Tiene anche 2 SIM per mettere SIM estere. Eccolo qui, il Dougie S89 Pro in visuale notturna, night vision. Vedete che riesco a vedere, ovviamente funziona solo da vicino, però riesco anche nel buio a inquadrare tutto. Vediamo i fanali dell'XADV e posso scattare le foto e anche i video. Eccolo qui, un video in visuale notturno. Prova qui dalla foresta lettone, Fabri Rock, inquadriamo i piedi, vedete? Molto figo. Dougie S89 Pro. Domani mattina mi alzo presto e si va nel centro di Riga, caffè a Riga e poi dopo importante appuntamento a Kaunas con gli Aero Wings che non vedo l'ora di vedere. 24 agosto, 6:30, piano piano ci avviamo verso Riga. Prima però bisogna smontare tutto, eh. Vi rendo partecipi. Il giardino di Fabri Rock, casa di Fabri Rock in Lettonia. Questa è la vera vita on the road con l'XADV vicino a me. Qui c'era la mia tenda, l'ho smontata, questo è il giardino lettone, la mia casa in Lettonia. Adesso ripartiamo, qui è arrivato un signore con una signora, il signore dorme in macchina e la signora invece è andata nel bosco. E noi ce ne andiamo. Penso che sia andata per funghi.
L'ho salutato, via, go. Ci rivedremo un giorno, giardino Lettone. Eccoci in the center, center of Riga. Questa è la old town, la città vecchia. Only picture? No. Di là? No. Piazza del municipio, vediamo questa bellissima Africa Twin. Pronta per venire in Africa con me. XRV 750, piazza del municipio, qui a Riga, casa delle teste nere. Questo è il centro storico di Riga, edificio di origine medievale, pieno stile gotico. L'XRV è arrivata anche qui, Honda Yanua è arrivata anche qui, nel cuore di Riga. Ora andiamo via di qua perché la polizia non è molto simpatica, non si può girare qua nel centro. Go go. Diretti verso la Lituania, dal cuore di Riga, il centro storico di Riga, con l'XRV 750. Eccoci di nuovo qui. Fabri Rock nella sua doccia con il tattoo Fabri Rock, tatuaggio Fabri Rock, tatuaggio Lemmy, tatuaggio Sturge Serelli e tatuaggio di Willie Nelson. Ora bando le ciance. Dun 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 dun. Marius! Ciao Marius! Ciao! Ciao Fabrizio! How are you? Very good! Allora ragazzi, sono con gli Aerowings, i miei brothers. Lui è Marius, il presidente. President! Thank you very made much. Made in Italy! Fabio, maybe in Italy, cin cin. E questo è lo smotter, tieni. Ok, thank you. Questo è Londos Konas. London Konas? From Gedas. Gedas, yes. Okay. Irmantas. From Konas. My brother from Konas. Okay. Number one. Thank you. Yeah. Ciao. So, how are you? I'm fine. Bye bye. Qui siamo nella clubhouse, stanotte dormo qui, abbiamo messo la moto dentro, sono con Marius, adesso beviamo Italian Made, questo che ho preso in Acropolis. No, Italian no. Cannabis. È lituano, è un liquore lituano. E poi barbecue. Qui ragazzi siamo alla clubhouse degli Aerowings, io sono stato qui tante volte, addirittura sono stato il primo nel 2016 quando hanno fondato questa clubhouse a entrarvi, il primo a visitarla. Qui c'è un ricordo del 2018 e poi ci sono i miei sticker che ho attaccato nelle varie occasioni in cui sono stato qua. Questo me lo ricordo nel 2018, questo non mi ricordo quando l'ho attaccato, adesso ne attacco un altro. Eccolo qui. Così quando tornerò qui mi ricorderò che l'ho attaccato in questo mio caffè a Tallinn e prima di andare in Africa, quindi se tornerò qui saprò anche come sarà andato il viaggio in Africa. Qui hanno la sala da biliardo, vedete? E io stanotte dormo qui, grandissimi che mi fanno dormire qua. Questo l'ho comprato io, non sapevo che cos'era. I was in to the supermarket and it was nice, the looking good. Now I try, first time. Yes. Cin cin. Let's try. It's good one. Cin cin. All'amicizia. Brotherhood. All'amicizia. Wow. It's good. Good. Ci conosciamo da quasi 10 anni. A casa ho tutta la collezione di magliette. Questa è l'ennesimo ricordo. Grazie fratello. Thank you brother. You're welcome. E qui stiamo preparando shashlik. Giusto? Shashlik. Sono i tipici spiedini lituani. Guardate che figata. Top. My favorite. Venite a provarli in Lituania. Fabio. Grazie brother. This is Armani. Armani Iron Wings. Armani Iron Wings.
Yeah, e guardate qui, questa è casa mia, ragazzi, brothers, fratelli. Allora, lui è famoso, ragazzi, ha fatto lo spot pubblicitario in Lituania, guardate. È lui. Vogliamo l'autografo. Allora, il biker cattivo con lo scooter. I want your sign, your autografo. Ok. There. On the neck. Guarda che spettacolo, Shashlikai. Go, Marius, go. Oh. No, what is good, Shashlikai? Buonissimi. Forchetta. Forchetta. Devi venire a dire. Forchetta. Si può bere, però guardate, le moto sono sparite. Sparite, sono venute le mogli degli Iron Wings e le moto sono sparite, quindi cin cin. Captain Morgan. Cin cin. Rock and roll. Cin cin. Si può, ragazzi, è dura tenere il ritmo dei lituani. È dura, ma ce la faremo. Onda cin cin. Onda cin cin, onda, cin cin. Onda Italy. Rock and roll. Speriamo che me la cavo. Qua teniamo il ritmo dei lituani, eh. Go 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 Marius, go cin cin. Ragazzi italiani, teniamo il ritmo dei lituani. Go go. E la moto non si guida. This is Iron Wings sticker and now I make a promise. When I will be in South Africa I will put the sticker. Ok. Iron Wings in South Africa. Ok. This is a promise. Thank you. Thank you. Ciao ragazzi, questo è l'ora del magazine che ho regalato agli Iron Wings dopo il mio viaggio 2020 a Capo Nord. Sono in clubhouse, ho dormito qua, vedete, e adesso si riprende il viaggio. Grandi fratelli, è dura stare dietro ai lituani, molto dura. Adesso prendo la moto e decido da farsi, tanto scendo giù, tiriamo fuori la moto che abbiamo messo al sicuro qua. See you soon. Ciao. Go. Sarunas è venuto a prendermi, a aprirmi la clubhouse e adesso go, si riparte, ragazzi. Go. Sono ancora un po' rincoglionito, ma si va. Go go go. Sono immerso nella natura della Lituania, un paese che porto nel cuore. Sto andando a Trakai, dove c'è un bellissimo castello, stile medievale, unico, unico e iconico per tutta la Lituania. Ed eccoci all'ingresso di Trakai. Guardate il castello, che bello che è bellissimo. Sono stato qui davvero tante, tante volte. Qui la specialità, il piatto tipico è il kibinai. Bellissime queste casette del villaggio di Trakai,
E lasciamo Trakai, diretti a Vilnius. I'm going to the capital, Vilnius. My favorite country, Lithuania. The most beautiful ladies in Europe, in Lithuania. 100%, guys. Here we are, the Cathedral of Vilnius, Center of Vilnius, Lithuania. Ci siamo, ragazzi, bellissimo. Ok, eccoci qua, Cattedrale di Vilnius. Con XADV siamo arrivati anche qui, nella capitale della Lituania, Vilnius. Cattedrale di Vilnius, bellissimo. Bene, adesso imbocchiamo la strada per Kaunas e si va verso casa. Go! Ciao Vilnius! This is the border, Lithuania to Poland. Ciao Lietuva. Questa Mustang incidentata, quindi vi ricordo la 2M sinistra, anche là sulla destra c'è stato un incidente. Vi ricordo la 2M sinistri, segnatevi il numero verde e tutti i contatti. Potete gestire i vostri sinistri direttamente da casa per ottenere il miglior risarcimento nei tempi giusti. Sono uscito dalla via principale qui in Polonia e vediamo se trovo un bivacco wild. Se trovo un bel bosco stile horror come piace a me, ci entriamo. Mod Rain Gravel. Un altro giardino di Fabri Rock qua. Ok, davvero maneggevole, nonostante che il peso sia abbastanza elevato, il baricentro è bassissimo e quindi lo rende veramente maneggevole. Il mio bivacco wild sarà qui, in questa foresta ignota. Ho messo, vedete, il legnetto sotto il cavalletto. This place will be my place for tonight. I will camp here, I will put the tent and I will sleep here in this forest. It's scary. It's very scary. Bisogna stare attenti a non finire nella ragnatela, nella tana del ragno. Eccola qui, la mia tenda, il giardino di Fabri Rock, my wild camp for tonight, in the wild of Poland. Agosto, 6:30, early morning, Poland. Ho già sistemato tutto, we are ready to go. Ok, go, si riva, si riparte. Torniamo sull'asfalto. Czech Republic, Repubblica Ceca. Ci siamo. E qui dalla Repubblica Ceca, di ritorno dal mio viaggio a Tallinn, ho incontrato Jonathan Encini, che è col suo tour di Capo Nord, stanno tornando anche loro. Questa è la sua Africa Twin, l'ho salutato prima. Un piacere averlo incontrato. Adesso io riprendo il viaggio. Go, go, go. Italy Bound, diretto in Italia. Siamo in Austria. I'm close to Vienna. Vienna. Austria. Ovunque.
Strano, eh? Non è buio e ho già allestito un camping wild. Questo non è proprio nelle mie regole, perché di solito il campeggio wild è un overnight. Inizia di notte e finisce prima che venga chiaro. Faremo un'eccezione, sono stanco e veramente non ho voglia di continuare. Ho tempo perché devo ammazzarmi di chilometri così. Piccolo check notturno, sono le 2:30. No one is going to send me away from this spot. That's great. Such a good place. Mettiamo gli stivali e go verso casa, più o meno 1000 km, giù di lì. Si riprende la strada di casa. Ho 900 km di distanza da casa. I have 900 km to get back home. Ci siamo, ragazzi! Italia! Italia! Siamo quasi a Verona e piove. Bene. Per me questa pizza di bull l'abbiamo provato con tutte le salse. Pioggia, vento. Non manca nulla, forse solo la neve, solo la neve. Beh ragazzi, non male. Questa è la riparazione che ho fatto in Polonia. Ha retto 5000 km praticamente. Bravo Fabri Rock. Un pit stop nel pieno dell'autostrada polacco nella notte totale. E ha resistito. Good job, good job bro. Seimila km dopo, siamo qui con l'XADV 750, 21 agosto, 27 agosto. 6.000 km solo per un caffè a Tallinn. I rode 6.000 km in 6 days just for a coffee in Tallinn with this XADV. This is a scooter, this is a motorcycle, as a cruiser motorcycle and this is also an adventure bike. Questa moto è uno scooter, perché vedete al classico serbatoio tipo scooter al sottosella, ma è anche una moto adventure e una moto cruiser, perché permette di guidare in, con la comodità della Goldwing, perché si possono tenere i piedi in tutte queste posizioni, comprese la posizione di off-road, col massimo comfort. La sella è molto confortevole, la protezione aerodinamica, potendo mettere le gambe qui, è eccellente, e quindi io la paragono alla Goldwing. Il motore non ha vibrazioni. Non ha vibrazioni, permette di mantenere media autostradale oltre i limiti, quindi assolutamente la reputo una cruiser, una touring. Anche la capacità di carico ha soddisfatto tutte le aspettative. Ho portato 2 tende più tutti i vestiti e non ho neanche le borse laterali, che ricordo sono disponibili. This bike is good for everything, can do everything. And the lower weight of the tank give to the rider more balance. So, more balance for the off-road and for the difficult situations. Peso basso, il baricentro basso dà al pilota molto equilibrio per gli off-road e per le situazioni difficoltose. This bike has also the gravel setting that is perfect for the off-road. Grazie alla mappatura gravel è possibile affrontare degli off-road molto impegnativi. Ho messo la tenda da tutte le parti. Ragazzi, non mi sento di imbattermi in questi discorsi, scooter, moto, non importa, l'XADV è l'XADV, è un progetto unico che solo Honda ha saputo fare, grande Honda, Honda forever Honda. Ragazzi, ci vediamo il 10-11 settembre qui in Darsena, questa è Darsena in Savona, per l'evento che sarà l'ultimo evento prima della mia partenza per l'Africa. Il 28 ottobre parto con Africa Twin per la grande traversata, la Transafrica della Western Coast, la costa ovest, la più difficoltosa.
supportatemi con la donazione PayPal se ne avete piacere, ne ho veramente bisogno e ve ne sarò veramente grato. Basta anche poco, l'unione fa la forza. E iscrivetevi al canale, subscribe to my YouTube channel and share. Share the videos. This is my city, Savona, north of Italy, close to France. And this is the port of Savona, my hometown. Ragazzi, la passione della moto è unica. Ho vissuto l'avventura con questo XADV. Non importa se è una scooter, se è una moto, non mi interessa. Ho vissuto l'avventura, un piccolo tassello che porterò dietro nella mia storia di moto viaggiatore. Da Fabri Rock è tutto, ragazzi. Un abbraccione a tutti, anche agli haters. Ciao.